Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi finalmente video dei finiti di settembre. E spero che la luce vada bene perché sto registrando di sera. Purtroppo credo che almeno ultimamente dovrò registrare di sera. E vabbè, fatemi sapere se va bene lo stesso la luce, spero di sì. Allora, adesso vedo un attimo se fare due parti perché di solito faccio viso e capelli, poi faccio il corpo, non ho tantissimi prodotti perché col fatto che il gatto ha avuto le perdite che purtroppo ancora quando registro, perdite di pipì, purtroppo devo stare un po' dietro a lui. Sapete bene, cioè chi lo sa, se sporca ci devi stare dietro, puoi lavare, eccetera, eccetera. E allora ho usato anche meno prodotti, insomma, ho avuto meno tempo di dedicare a me stessa, purtroppo. Speriamo che questa cosa passi, perché io sto attenta sia all'acqua che al cibo e tutto. Eppure, sto gatto è stato anche operato. E gli viene la cistite. È già, mi sembra, la terza volta quest'anno. È stato bene un anno dopo l'operazione e adesso di nuovo. So che qualcuno magari non ne può fregare niente, ma chi ama gli animali gliene frega qualcosa, cioè penso, spero. Allora, partiamo dai prodotti viso. Vi faccio vedere. Ho finito questo latte detergente di Nectar of Bio, è un prodotto scusate ad alta tolleranza, e con alga marina pulisce, succhellisce, è delicato. Sì, allora io l'ho trovato molto valido, è un prodotto biologico certificato EcoCert. E l'avevo preso parecchio tempo fa al Carrefour e spero si trovi ancora perché lo voglio poi ricomprare perché mi è piaciuto proprio la consistenza. È un latte ma non è troppo liquido, è proprio un po' denso, quasi una cremina, e la profumazione non era un granché, forse perché era un po' che ce l'avevo lì. Poi bisogna vedere anche loro quanto è che ce l'avevano lì. Sembrava che stesse variando, meno male l'ho usato forse appena in tempo. E ho anche il suo tonico, che però ho usato un altro tonico che ora vi mostro finito, e per cui niente, non li ho usati insieme purtroppo. E poi ho usato appunto questo tonico che mi era stato mandato da Stylevana, non avevo poi fatto più la collaborazione perché avevo fatto un video, tutti li amano, io no, a me non erano piaciuti la maggior parte dei prodotti, avevo tenuto solo questo e la maschera viso della stessa marca, che ha anche un buon inci. E non lo so, io lo sentivo, ci sentivo come dell'alcol, eppure ho guardato gli ingredienti, io l'alcol non l'ho visto. E vabbè, comunque la marca è Innisfree, non ho ancora capito, è al tè verde. È un tonico che l'unica cosa di cui mi sono accorta è forse un po' di luminosità mi dava. Poi comunque il tè verde è un ottimo antiossidante, magari il suo col tempo lo avrà anche fatto. Comunque il tonico serve per restringere i pori dopo che sono stati aperti con la detersione e serve per richiuderli proprio con il tonico, serve per questo. E poi appunto per tonificare, e sì, posso dire che vabbè, l'effetto tonificante leggero, e non lo ricomprerei perché comunque preferisco sempre provare prodotti nuovi, non ho visto chissà che cosa, e per cui poi adesso va bene, ho altre in scorta e vedremo cosa userò. Cosa userò? Vabbè, ve lo farò poi vedere se sarà nelle scoperte beauty pazzesche, vedremo.
finito questo siero di Natyr, che è piaciuto anche a Sara, Sara Cosmesis, che ti saluto, ciao, e ha detto nessuno ne parla nell'ultimo video, e io ho detto, vedrai che lo faccio vedere nei finiti, io ne parlo, cara, e ne parlo abbastanza bene perché... dico abbastanza perché non è la consistenza che piace a me, quella proprio liquida, è un po' più lattiginoso, quasi cremoso, però comunque essendo che il Q10 è un antiossidante, l'ho voluto provare perché non mi ricordavo di aver provato un prodotto appunto al Q10, l'effetto che scusate. L'effetto che ho trovato è quello tonificante. Mi sembrava che tonificasse la pelle del viso dopo che lo usavo. E ne usavo addirittura tre in quel periodo di sieri. Quello all'Ananas di Essence, questo, poi un altro che ora vi mostro, che li ho finiti più o meno insieme. E questo lo potrei ricomprare, ma sì, anche perché ha un prezzo basso, intorno agli 8,90 e l'ho preso anche scontato da Tigotà. Lo faccio rivedere bene. Comunque con papaina, no papaya, scusate, che comunque la papaya ha anche un effetto enzimatico che va a esfoliare la pelle. Io non lo so, mi sembrano leggermente schiarite le macchie, adesso vabbè, col trucco non si vede niente. Non so se è dovuto da questo o da questo qui che vi mostro, di Namalei. Comunque due buonissimi sieri. Questo qua lo potete trovare su Bio Boutique La Rosa Canina, sul loro sito, è sempre un prodotto biologico vegan cosmetic, e questo lo stesso era in consistenza un po' lattiginosa, un profumo buonissimo, talcato, mi è piaciuto tantissimo, e se vi ricordate ho mostrato la crema viso di questo brand che mi piace tanto, anche questo siero dice è intensivo schiarente. E cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe la costanza, quello di usare i prodotti e andare avanti invece di cambiare. E adesso voglio risentire il profumo. Buono, veramente buonissimo. Vediamo se c'è rimasto qualcosa. Sì, ovviamente, no? Perché quando li vuoi far uscire non escono. Vedete, c'è comunque acquoso. Adesso vediamo se c'è anche qualche residuo di quell'altro di Natyr. Ve lo mostro se c'è, perché mi sa che questo è andato tutto, era più facile prelevarlo. Io vorrei sapere perché ho prurito alla gola. Qua proprio, cioè adesso facendo così vedete come delle goccioline di acqua, comunque vedete anche questo, sono tutti sieri comunque leggeri, non amo i sieri pesanti, ora ne sto usando uno che più che un siero sembra una crema liquida. Infatti non mi fa proprio impazzire. E questo qui, quello di Namalei che ho la scatola, vediamo un attimo se dice qualcosa. Allora, per pelle spenta, tendenza discromica, vuol dire discromie, tipo le macchie. E allora, contiene la vitamina C, la vitamina A e la vitamina E. E un sacco di estratti, acqua di rosa, damascena e camomilla. Con infusione di estratti di rosa canina, vite, passiflora, curcuma, melograno, in sinergia vitamina A e vitamina E, per cui c'è un ottimo pool, proprio è un siero che potrei anche ricomprare. Poi mi piace un sacco anche la profumazione, che vabbè, quello ci sta, ok, e per il viso, allora, ok, non ho ancora finito, allora. L'acqua ossigenata che io uso per fare sciacquo in bocca diluita, perché questo per me è il mio collutorio. Economico, ne ho presa una ultimamente 50 centesimi. Economica, certo, devo stare attenta che non mi vada giù perché avendo problemi di stomaco, devo stare molto attenta. Il perossido di idrogeno non è una cosa certo da mandare giù, ma neanche i collutori comunque tradizionali, bisogna stare attenti anche con quelli. E buonissima perché sento proprio che mi va a sfiammare, a lenire le gengive irritate.
Per cui consigliata l'acqua ossigenata. Poi le dosi fatele voi, io a seconda l'ho usata anche pura quando avevo l'afta qui, l'ho usata pura anche quando mi è venuta l'afta all'interno con il dischetto di cotone, il cotton fioc, e ovviamente appunto state attenti a non ingerirla. Poi allora viso, aspettate che qui ho messo due prodottini, non mi ricordo cosa sono, dovrebbero essere per i capelli. Allora, per il viso ancora questo balsamo labbra di al verde che è biologico, preso al DM, era un'edizione limitata quella all'avocado, molto buono come balsamo labbra, però non so perché quando arrivano alla fine comincia a puzzare, anche quello che avevo preso la calendula. Poi mi è venuta di nuovo l'herpes qui, meno male mi è durata poco, per cui non l'ho scavato perché ho detto secondo me si è contaminato, lasciamo perdere. E poi comincia, sì, non lo so perché, incomincia ad avere questo odore sgradevole, però come balsamo labbra è molto idratante, nutriente, lenitivo, mi ha fatto guarire poi comunque anche l'herpes alla fine a forza di tra acqua ossigenata e burro cacao. Poi per il viso ho ancora questo piccolo piccolo campioncino che non vedrete mai cos'è, di gommage per il viso con Bois de Panama, spero si dica così, di l'erbolario. È un campioncino da 5 ml che avevo trovato nel calendario dell'avvento di 2 anni fa, perché l'anno scorso non l'ho comprato, quest'anno no, perché costa 80 euro, cioè 79,90. Cioè è bello, però questo scrub me lo ricordavo, gommage, anzi, perché gommage è più delicato dello scrub. Me lo ricordavo che era molto valido, perché lo usavo da ragazzina. E questo qui secondo me si può usare anche ogni 2 giorni, perché è veramente delicatissimo, infatti lo passavo tranquillamente anche sulla Cooperose che ho sulle guance, e è un prodotto che sto pensando di comprare in full size. A parte che ultimamente ho comprato degli scrub, come avrete visto, penso e spero, anche dal video Douglas, che ho preso quello della linea Douglas Collection biologico, un bel tubo da 100 ml, più avevo preso quello di Paillotte, avevo preso quello di Perlier, che era praticamente un backup, perché ce l'avevo già, e per cui insomma non mi manca un certo scrub gommage, vabbè. Questo qui comunque ci ho fatto 2 volte, 5 ml, ma molto 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 valido. Poi vediamo un po' se ho qualcos'altro. Sì, ho usato dei campioncini, questo no, ma per il viso cosa ho usato? Ah, questo siero che era all'incontrario, l'apertura, vabbè sì, vediamo che non perde niente. Questo siero all'argan, argan, vabbè, argan intensivo delle Driadi, è una formula un po' in gel, però è leggero, comunque è buonissimo, è una profumazione, a me questa linea mi fa pazzire, ha una profumazione fantastica questa linea, voglio comprare tutto, sarà un anno e mezzo, 2 che voglio comprare il latte detergente perché non l'ho ancora provato. Mi sembra che avevo provato il tonico che mi fosse piaciuto, però non me lo ricordo bene. Poi questa profumazione qua l'adoro veramente, proprio di, non so come spiegarvi. Dolce, sì, molto dolce. Dolce anche se la trovo sensuale, non lo so, vabbè, comunque per il viso, ma ho trovato i prodotti anche corpo e per me è ottima. Poi per il viso ho provato 2 campioncini. Allora, uno un siero e uno una crema, siero sfogliante di Purofi, che sinceramente non mi ha detto niente, non ha neanche un minimo di profumazione, zero, va bene per pelli molto sensibili, però un siero in gel, un po' liquidino, sinceramente non lo comprerei. Poi questi pack tutti neri così non mi dicono niente, cioè il siero, la crema era leggermente profumata. Questa crema buona per essere un campioncino, cioè pelle normale come la mia,
Buono, sì, ma ecco che non vi ho detto, magari per i nuovi, anche se ultimamente nuovi non ce n'è, vabbè, che ho una pelle normale, però ultimamente ho i pori un po' dilatati sul naso, infatti devo fare qualche mascherina purificante sul nasino. Allora, per i capelli ho finito questo olio, ecco, adesso è saltato fuori il residuo. Olio Monoide Tahiti di Anakena che avevo preso su Coverde qualche anno fa, ne avevo usato un po' l'anno scorso, poi l'ho finito adesso, non finiva più. E lo usavo proprio per fare gli impacchi per i capelli. Gli ultimi giorni l'ho dovuto mettere in acqua calda perché si sa che l'olio di cocco a, non mi ricordo se 20 gradi, mi pare, si solidifica. Potrei aver sbagliato, qualcuno mi può correggere se ho detto male, perché qui anche se c'è scritto qualcosa non ci leggo e niente, infatti lo vedete che è solidificato, che abbassandosi le temperature, anche se sono ancora in maniche corte, ma sotto la canottiera, però insomma fa ancora abbastanza caldo, ma questo ora è così, lo devo mettere in acqua calda le ultime volte. Ma è molto molto buono perché ammorbidisce tantissimo i capelli, li nutre. È un mix proprio di olio di cocco e fiori di Monoi, è buonissimo, anche la profumazione. Non so se c'è ancora sui Coverde, non ho guardato, però potrei ricomprarlo l'anno, per l'anno prossimo. Allora, finiamo con i capelli. Ho usato questa maschera che mi sembra che ve l'ho messa nei top, nelle scoperte pazzesche, molto molto buona, è una maschera alle 5 vitamine per i capelli appunto di puro bio, certificata AIAB. Certo, ci ho fatto tipo tre applicazioni solamente, ma è veramente buona, buono anche il profumo, districa, nutre, lascia i capelli morbidissimi. Adesso ho i capelli un po' così, ho usato un prodotto nuovo che non mi piace per niente. Dovrei fare i flop anche. E sì, ho qualche flop. Questa 40 ml, non so se la vendono ancora, non ci ho fatto caso. Comunque mi piace anche la profumazione un po' dolcina di frutta. E è nickel tested, per cui chi ha problemi per il cuoio capelluto, intolleranze al nickel, questo è un ottimo prodotto. E poi ho usato finalmente questo è Militaglia che avevo lì da una vita, di shampoo e balsamo di Cosmè, Osmè, questi qui, vabbè, tanto non si vedrà, un tubo, questo l'ho dovuto addirittura schiacciare, non veniva giù perché era un balsamo ma sembrava tipo una maschera e non so, l'avevo trovato qualche anno fa da Mario No, proprio negozio, con anche crema corpo e bagno doccia, ma mi sa che ve l'ho già fatti vedere il mese scorso. E non mi hanno fatto impazzire, non è che sono prodotti che direi wow, ricompro. E niente ragazzi, non vi ho detto cosa ho sulle labbra, sulle unghie lasciamo perdere. Ho questo rossetto di Clinique, molto bello. Mi piace tanto. Praticamente sì, è il colore. Questo qua che vedete nel pack, questo bel rosa bello acceso. Ok, adesso passiamo ai prodotti corpo, ma sì, direi che faccio un altro video perché sono già 19 minuti e mi perdo, ma perché mi piace spiegare bene i prodotti, ragazzi, cioè lo trovo giusto comunque spiegare, insomma. E sì. Non sono tantissimi quelli corpo, però poi ci metto anche gli assorbenti, tanto sono corpo. E qualche campioncino anche di quelli, ok. E fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e vi aspetto. A presto, ciao!